Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Andrea Marinelli dello studio legale Stefanelli, siamo qui a commentare la famosa sentenza sui rider. La famosa sentenza sui rider non tanto perché ci interessa il caso concreto, ma perché ci interessano i riflessi che questo caso concreto ha nei rapporti di collaborazione tra committenti e collaboratori. A mio giudizio è una sentenza dirompente, lo dico subito, perché per la prima volta in Italia si riconosce a un collaboratore gli istituti, poi lo specificheremo, gli istituti del rapporto di lavoro subordinato a fronte di una eterorganizzazione d'iniziativa della committente. Spieghiamo. Noi sappiamo che i rapporti di lavoro coordinati e continuativi sono regolati da due discipline, il Jobs Act, decreto legislativo 81 del 2015, e il cosiddetto Jobs Act Autonomy, che è la legge 81 del 2017. Per i non iscritti agli albi professionali, l'unica normativa che si applica è solo quella dell'81 del 2017, che vedremo dopo. Per i soggetti che invece non sono iscritti agli albi, certamente si applica il decreto legislativo 81 del 2015 e in particolare la sentenza analizza il caso dell'articolo 2. L'articolo 2 ci spiega che si applicano gli istituti, e in questo caso poi le retribuzioni previste dal CCNL di categoria, e quindi gli istituti del rapporto di lavoro subordinato, tutte le volte in cui la collaborazione è eterorganizzata dalla committente, cioè è la committente che stabilisce come organizzare il lavoro del collaboratore. Attenzione, questa è una modifica rispetto al passato decisiva. Noi sappiamo che la differenza sostanziale che c'è tra un rapporto di lavoro subordinato e un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione la differenza è sempre stata la eterodirezione, cioè chi dà il potere, chi ha il potere direttivo, chi dà le direttive. Chi comanda? Ora, questa sentenza dice che non è sufficiente perché il rapporto sia un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non è sufficiente la non presenza della eterodirezione, e quindi cioè che il lavoratore sia pacificamente autonomo e possa decidere, ad esempio, se lavorare o meno, perché anche qui i riders potevano certamente decidere se accettare o meno una consegna, e questo è il motivo per cui anche in primo grado si era ritenuto di escludere categoricamente la natura subordinata del rapporto, perché il lavoratore subordinato non può sottrarsi da un ordine. Ecco, il rider invece era però organizzato, quindi l'organizzazione del lavoro del rider era appannaggio della committente, e quindi sulla committente ricadono i pregiudizi di questa condizione, e quindi la committente deve corrispondere al rider le retribuzioni tipiche del lavoro subordinato, non poco, soprattutto per quei rapporti di collaborazione che perdurano per lungo tempo. Perché se io faccio una richiesta giudiziaria in cui chiedo l'accertamento della natura subordinata del rapporto, mi viene applicato l'articolo 2. Mi viene richiesto da quel collaboratore di fatto una mensilità l'anno per la tredicesima mensilità, che non viene corrisposta nelle collaborazioni, una mensilità per la quattordicesima, se prevista nel contratto collettivo nazionale, e ad esempio una mensilità di TFR. Lasciamo indietro le ferie, ma certamente ogni anno sarebbero ben tre mensilità in più. Questo elemento e questa nuova pronuncia fa propendere certamente per l'esigenza, la necessità di andare a contrattualizzare in maniera analitica e specifica i rapporti di collaborazione, e rende questo presupposto della contrattualizzazione, secondo me, determinante, perché grazie alla contrattualizzazione
si riesce a prevedere l'organizzazione del lavoro in ambito contrattuale e prevedendolo in ambito contrattuale si evitano questi rischi di poi dover in assenza di contratto di dover giudizialmente andare a corrispondere un imponente quantitativo di retribuzioni per lavoro subordinato. Per dubbi rispetto a questo, per stimoli rispetto a questa nuova modifica, vi invito a scrivermi all'indirizzo che vedete e a confrontarci perché ritengo questo aspetto e questa nuova pronuncia dirompente. Arrivederci.